Ieri sera abbiamo assistito a uno spettacolo eccezionale, che è quello di Rai Cultura, e noi non siamo delegati di Rai Cultura, ma siamo una cassa di amplificazione. Che cosa è accaduto? Che per la prima volta l'UNESCO ha eletto l'Italia come bene immateriale per l'umanità della nostra musica, e quindi questo testimonia che l'Italia, di 85 paesi che rappresentano il MEDE, la produzione, è al 15° posto. Ma sembrerebbe poco ancora per l'Italia, perché siamo i primi al mondo nella cultura, nella storia, nell'architettura, e non abbiamo rivali. Quindi, grazie a questa serata, noi abbiamo omaggiato la capacità intellettiva. Anzi, per concludere, mentre il Made in Italy classico promuoveva auto, abbigliamento, arredamento e l'agroalimentare, io direi, e con orgoglio, di poter aggiungere la quinta A, perché erano quattro A, la quinta A, direi l'arte nel gioiello, perché quando parliamo di storia e di cultura parliamo d'arte e non più di oggetti. E la famiglia Damiani forse oggi è l'unica famiglia italiana che possiede il 100% del patrimonio, ed è un'amplificazione nel mondo del nostro Made in Italy. C'è stato qualche altro italiano, ma per varie vicissitudini, chi è passato ai francesi, chi agli svizzeri, mentre diciamo Casa Damiani, che in questi giorni compie i 100 anni, ha dato una grossa parola di orgoglio alle nostre genti, alla nostra categoria, con la loro imprenditorialità, capacità. E quindi grazie a Casa Damiani, che ancora stasera ci omaggerà di tutto quello che poi vedremo, perché le mie sono parole, ma poi passeremo ai fatti.